di fronte alla morte. Non è, nonostante, ecco, lì invece il ritmo serve a darsi l'energia per affrontare la morte. Quell'altro serve invece a descrivere una condizione. In quest'altro brano che faccio adesso, che si riferisce alla Repubblica di Venezia, 1848, e alla caduta di Venezia, voi sentirete un'altra melodia, sentirete un altro modo di raccontare, sentirete quello che è lo spirito dell'Ottocento, il canto dell'Ottocento, che è molto collegato anche alle arie d'opera, perché c'è un filo che unisce la musica della grande tradizione operistica italiana, che con Verdi nell'Ottocento arriva al massimo della sua forma espressiva, e questi canti popolari, perché allora la musica non era slegata, non esisteva la musica popolare e la musica colta, così come oggi, ahimè, la intendiamo. Esisteva la musica d'arte e la musica del popolo. Questo è un canto che racconta di Venezia. Magari a scuola l'avete studiato, forse qua qualche poesia non se lo ricordo, c'è il pan sul ponte sventola la bandiera bianca. Ecco, mi piace molto cantarvi questa canzone, perché descrive di Venezia, descrive le bellezze di Venezia. E molti dei nostri patrioti sono giovanissimi del nord, bergamaschi, veneti, milanesi, bresciani, torinesi, alessandrini, tutti questi giovanissimi che partono con un entusiasmo straordinario, danno un senso alla loro vita. Ed è bene ricordarlo oggi, specialmente per quello che sta succedendo oggi nel nostro paese, che ci siamo un po' dimenticati quanto il nord, Milano, ha fatto per l'unità nazionale. Non avremmo avuto l'Italia se non ci fosse stato il sacrificio di tanti giovani del nord che sono morti insieme con tanti giovani del sud. Non c'era una divisione del nord e sud come la pensiamo.
Ovviamente fioriscono tante storie perché ci sono tanti personaggi da raccontare. Non c'era la televisione, i giornali erano una prerogativa esclusiva solo per coloro i quali sapevano leggere. Il popolo non sapeva leggere, però sapeva cantare, imparava a memoria, imparava dalla tradizione dei cantastorie quello che succedeva. E alcuni canti di parole che vi canterò adesso sono tratti tutti dal fenomeno dei cantastorie e parlano di personaggi straordinari del Risorgimento. Ce n'è uno di cui voglio raccontare una vicenda che a me sta molto a cuore. E lui era nato a Cento, un paese che sta vicino Ferrara e vicino Bologna, insomma in Emilia. E si chiamava Ugo Bassi. Anche ad Aprilia credo che mi auguro che ci sia una via Ugo Bassi, insomma, che c'è, sta dappertutto, nominato nelle vie, nella toponomastica, è uno dei personaggi più diffusi, però quasi tutti non sanno chi è Ugo Bassi o soltanto gli addetti ai lavori. In realtà è stato un personaggio fondamentale, è stato uno degli eroi della Repubblica Romana nel 1849. Era un giovane che a un certo punto, ad una ventina d'anni, ha una grande crisi, come spesso succede a quell'età, una crisi sentimentale, abbandona tutto e decide di farsi prete. E si fa prete nell'ordine dei Barnabiti, arriva a Roma. Siccome era un giovane molto in gamba, molto dinamico, e veniva da un luogo dove gli spiriti, gli ideali della rivoluzione francese erano ancora vivi, ma erano soprattutto legati ad un'idea di creazione dello Stato nazionale, questo prete abbraccia gli ideali della rivoluzione, anche perché tra 1846 e 1848, con l'avvenuto di Pio IX, Pio IX è un papa che poi diventerà santo, ma è un papa che in questa prima parte del suo pontificato fa delle grandi innovazioni sul piano politico.
E quindi tutto il movimento della Chiesa, tutto il movimento ecclesiastico è fortemente attivo. Ecco, Ugo Bassi diventa un prete predicatore, gira in lungo e largo l'Italia, è un uomo molto grande, ha lunghi capelli, una grande barba rossa, è sempre dalla parte dei più poveri, è sempre dalla parte degli umili, perché il suo è un volere raccontare una testimonianza del Vangelo. Ovviamente fa delle scelte politiche in quegli anni molto forti e viene identificato spesso come il prete di Garibaldi. Qui poi siamo ad Aprilia, che è una città molto legata a Garibaldi, e diventa appunto uno dei protagonisti della Repubblica Romana. Ma come voi sapete, la Repubblica Romana ad un certo punto cade nel 1849 e alcuni di questi eroi scappano, fra cui anche Ugo Bassi. Scappano verso il nord, verso la Romagna, però gli austriaci ad un certo punto li fermano, li bloccano, li mettono in galera e sono considerati dei rivoluzionari, quindi devono essere fucilati, la pena di morte. Ugo Bassi viene ammazzato di notte nel centro di Bologna. Nessuno deve sapere che Ugo Bassi è stato giustiziato, perché è talmente diventato famoso, talmente amato dalla gente, che questa conoscenza della sua fucilazione genererebbe una sollevazione popolare. Tant'è che quando la notizia viene diffusa a Bologna, succede il finimondo e vanno a togliere, ripeto, a riesumare la tomba di Ugo Bassi e lo portano in un'altra parte. Questo grande amore di questo personaggio rimane nella testimonianza di tante cantastorie, tantissimi cantastorie, ovviamente molto repertorio del nord, del centro-nord, e nel canto di Cantastorie c'è questo raccontare le ultime ore della morte di Ugo Bassi, che poi quando si canta una canzone si può cantare tutta la storia, come può essere la Divina Commedia, la Gerusalemme liberata, l'Orlando Furioso, che sono poemi che una volta venivano cantati, che hanno una durata lunghissima, ci sono in alcuni casi delle canzoni che hanno una breve durata, ma come sentirete sono particolarmente incisive. La morte del padre Ugo Bassi. Venite buona gente, venite da cessato solo per amar l'Italia.
anima mia, Maria di San Luca, Vergine mia tu sei, l'angelo mio custode, angeli e santi miei, il suo sangue innocente, per me tremenda, dal cielo scenda, tu conosci. Ci rivedremo un dì.
proprio Forlì, scriverà una letterina diretta alla mamma che il suo figlio Achille si trova a malare. Attacca i suoi cavalli, la prende anche il fusil e la si mette in strada come un garibaldino. E lei si mette in strada, se come un contadino, quando è vestito di bianco, di canna del fiofino. Quando fu a metà strada, incontrò un contadino, era vestito di panno, panno del mio figlio. Dimmi contadino, sapresti voi insegnare la tomba del Cantoni in dove sarà ci sta? Non voglio dir bugie, voglio dire la verità, a un generale in campo che non gli abbia spogliato. A piangere e sospirare, povera Achille mio, dove me l'hanno ammazzato? Dimmi contadino, sapresti a voi insegnare la tomba del Cantoni dove la c'è sta? Andate un po' più avanti, là c'è un alberino, la tomba del Cantoni la troverà vicino. Addio forlivesi, ci rivedremo un dì, se rimarrà a Roma non sono troppo lì. Io fornitesi, ci rivedremo un dì, se arrivo a Roma, non sono tutti quanti. Addio fornitesi, ci rivedremo un dì, se arrivo a Roma, non sono troppo lì. Addio fornitesi, ci rivedremo un dì. Addio fornitesi, ci rivedremo un dì, se arrivo a a Torino viene proclamato il regno.